Quando sono arrivata in città ho pensato che questo era il posto più bello di Arezzo e quindi sapere che rischiava di chiudere l'ho vissuta veramente come una tragedia personale. Penso che fosse fondamentale provare a salvarlo e insomma un pezzettino, tutti, ognuno per il suo pezzettino ce l'abbiamo fatta. Il cinema Eden, l'ultimo nel centro storico di Arezzo, è salvo anche grazie al suo pubblico. Possiamo dire che il cinema Eden ha superato questa sfida e rimarrà aperto almeno per tutto il prossimo anno. L'allarme chiusura era stato lanciato nel mese di marzo. Dopo la fine della pandemia non c'è stato quello che si attendeva come un ritorno in sala atteso. Il cinema ancora di più dello spettacolo dal vivo ha sofferto. Tanti donatori che hanno preso parte alla campagna di raccolta fondi su produzionidalbasso.com nel segno di un fiorino per Eden. Sì, sappiamo, siete, dove andare, sarà quanti siete, e poi il fiorino avanti, avanti, indietro. Ma perché tutti sti fiorini? Sono per l'Eden. Un fiorino per l'Eden. A distanza di 145 giorni, la chiusura della campagna e la riapertura delle porte del cinema con la proiezione di Non ci resta che piangere, salviamo il cinema Eden, per festeggiare il traguardo raggiunto, 422 i sostenitori che hanno donato oltre 44.000 euro. E significava perdere tanto, significava perdere un posto dove ci si nutriva di qualcosa che va oltre. Devo anche dire che rispetto all'anno scorso c'è una ripresa di un buon 50% rispetto alle presenze, per cui può essere che nel tempo poi il cinema possa continuare ad automantenersi come è stato per tanti anni. Scongiurata la chiusura, le porte del cinema Eden adesso si apriranno anche in orario scolastico grazie ad una convenzione tra Officine della Cultura e Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. Faremo una serie di attività di tipo didattico in collaborazione con la scuola, delle proiezioni alle quali parteciperanno gli studenti, delle proiezioni in lingua originale, insomma aggiungiamo una parte didattica in relazione con la scuola e la scuola darà il proprio contributo al funzionamento del cinema Eden e in più sarà arricchita la programmazione e soprattutto andrà ad incontrare un pubblico giovanile che è quello degli studenti che frequenteranno la nostra sala.